Sindaco, questi appuntamenti culturali in piazza, poi meravigliosamente direi in spiaggia sul livello del mare. Quando Furia ha tanto da offrire a livello culturale, quante altre iniziative ci saranno? Ma con questa, ecco, questa è la terza, abbiamo voluto di nuovo quest'anno replicare un'iniziativa fatta pure lo scorso anno, qui in questo spazio, ripreso e ridato alla collettività, anche grazie all'impegno, ecco, dell'associazionismo di Look Around You l'anno scorso. Ecco, quest'anno noi l'abbiamo rivoluto fortemente per adibirlo di nuovo, ecco, e costruire in questo spazio, ecco, restituito, come dire, alla democrazia partecipata e alla collettività, quindi restituirgli, ecco, l'importanza di momenti come questo. Dicevo, quindi l'anno scorso e quest'anno questa sorta di libro in spiaggia, appunto, ce la siamo chiamata così, un po' una sorta di rassegna, e la terza serata, il terzo momento con questo, ecco, per quest'estate si chiude. Però davvero il crescere di partecipazione, ecco, e anche come dire, nell'organizzazione stessa, insomma, dei momenti, che è veramente cresciuta anche grazie poi alle consulte che abbiamo attivato stasera, quella dei giovanile, e a Bruna Rodà in questo caso, che ha costruito, ecco, il momento. Questa di stasera ci porta a pensare, a volere, ecco, anche perché no, con i mesi che verranno, a costruire, continuare a costruire di questi momenti dove la cultura ne fa da padrone. E sulla cultura, secondo me, c'è da costruire e da dare tanto in quest'area. E veramente, ecco, questa sera Teresa Romeo, gli altri due momenti, c'è stato Franco Massara e Natina Pizzi, voci, come dire, di questa terra che danno e si mettono, hanno messo a servizio, ecco, di queste raccolte di poesie, nel caso di stasera, o comunque libri, opere, fatiche loro, a servizio delle comunità di quest'area, di Condofuri in questo caso, per costruire, ecco, percorsi culturali che veramente possono dar vigore, ecco, a tutto uno sviluppo, ecco, di cui tanto parliamo, che ha bisogno. E credo, ecco, lo si diceva prima, si è fatta tanta poesia stasera, ma nel senso, ecco, utile del termine, concreto del termine, per fare cultura, e cultura significa, ecco, come dire, dalla sveglia alle coscienze, e di sveglia alle coscienze in quest'area, ecco, ce n'è da dare. Ecco, siccome siamo al termine di quest'estate 2014, è tempo di bilanci, è stata un'estate molto impegnativa, ma dagli ottimi risultati, partendo dal mare, un mare generalmente pulito che ha accolto gli ospiti con delle acque limpide, delle spiagge conformi, tra l'altro anche le passerelle per i disabili, quindi con i dovuti accorgimenti, ma non solo, le tante manifestazioni, la Notte Bianca e quelle tante iniziative che sono molto apprezzate dai turisti. Quindi ripeto la domanda, un bilancio di quest'estate 2014? Assolutamente positivo, assolutamente positivo, ed esprimo la soddisfazione, ecco, mia, ma di tutta l'amministrazione comunale, di tutta questa maggioranza, ecco, che si sta cimentando in questa esperienza amministrativa, appunto, a servizio, ecco, della collettività. E abbiamo costruito, davvero dico positiva, perché abbiamo costruito, ecco, costruito, o comunque aiutato a costruire, perché, ripeto, tanto viene da quell'associazionismo maturo, impegnato, attivo, davvero, ecco, che si mette insieme al paese, direi io, attraverso questa amministrazione. Ma lo dico sempre, lo sottolineo, le amministrazioni sono di passaggio, poi è il paese che rimane. Quindi attraverso questo impegno anche delle associazioni abbiamo donato ai turisti, ai residenti estivi, ai residenti, ecco, di tutto l'anno, ai cittadini, insomma, in senso lato, a questa comunità abbiamo donato bei momenti, anche intercettando, come dire, costruendo momenti anche diversificati, che potessero ora, che una sera, ecco, intercettare più magari un pubblico adulto, altra sera andare sul pubblico invece più giovane, o comunque, insomma, momenti come stasera, anche che si legano a ricordi di persone che purtroppo, ecco, sono prematuramente scomparse. Il caso di stasera di Anna Maria Mafrici, ricordo, ecco, la raccolta di poesie di Teresa Romeo a lei dedicata, una giovane ragazza che a causa di una malattia poi ha perso la vita prematuramente, ma che comunque. Comunque, eccoci, il ricordo di stasera, ecco, veramente bellissimo, poi, che ha fatto Bruna Bertone stasera, che ci riconiuga anche attraverso, di sicuro, vite sofferte, comunque sempre all'amore per la vita, a viverla fino in fondo. E questo è il caso di stasera, quindi come momento anche sentimentale, se vogliamo, momenti di questo genere. La Notte Bianca, la Notte Rossa, la consulta per le pari opportunità, che una sera si è cimentata a donare, ha dato uno spazio bellissimo alla Piazza Regina Pacis, ecco, in quel caso con un tocco
gioco veramente femminile, quindi è il protagonismo anche delle donne che si affaccia, che si è affacciato, che è veramente ci sta donando dei bei momenti. Ancora i vari festeggiamenti, ecco, in onore qui alla Marina, ma così come il Santo Patrono, San Domenico. Stasera, ecco, è iniziata la festa nel borgo di Gallicianò e chiuderemo il 30 e il 31 con i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio in quella di San Carlo. Quindi davvero uno spacco, un poco, perché sappiamo che in questi momenti di crisi poi, ecco, non c'è consentito davvero come amministrazione, come risorse economiche, chissà quante mettere a disposizione di eventi che comunque continuano ad essere per noi fondamentali, di fondamentale importanza. Per cui anche rispetto all'esborso, a delle risorse economiche che noi su questo abbiamo messo, lo facciamo consapevoli dell'importanza di momenti che sono momenti, lo ripeto, culturali, ecco, dove la cultura ecco, dona e dà quel po' e quel di più, ecco, che serve per poi continuare in tutto un anno di azione amministrativa, dove assolutamente poi le esigenze continuano ad essere tante, perché è ovvio che con l'estate, con questi momenti, poi non si risolvono tutti i problemi. Appunto, si diceva prima, il mare di sicuro pulito, ma che ha bisogno magari a maggiori interventi per migliorare una depurazione delle acque, e davvero su questo anche però gli enti sovraordinati dovrebbero aiutarci un po' di più per riuscire a dare, ecco, il mare che merita, che è già bello, ecco, di per sé, ma che va curato e salvaguardato. La spiaggia, quindi le passerelle per i diversamente abili, ancora altri strumenti che servono, ecco, per poter ecco, rendere sempre più accessibili i nostri meravigliosi luoghi, e dal mare poi ai nostri meravigliosi borghi. Quindi in tutto questo, ecco, c'è una fatica, ecco, che deve continuare, che per noi continuerà, però, ecco, soddisfatti e consapevoli di stare facendo, di aver intrapreso, ecco, la strada giusta. Quindi un doveroso passaggio politico. A maggio ci sono state le elezioni, ci sono nuove amministrazioni comunali per l'area grecanica. Dalla parte del governo centrale vediamo un impegno del Presidente del Consiglio Matteo Renzi a venire sul territorio. È venuto 3 volte in provincia di Reggio Calabria, ma non ancora nell'area grecanica. Forse un suo passaggio da queste parti sarebbe doveroso. È stato nella Piana, è stato nella città di Reggio, comunque dimostrando un impegno nei confronti della nostra provincia. Però gli si può chiedere qualcosa di più. Sì, assolutamente sta dimostrando, ecco, sia con la presenza davvero, ecco, credo a memoria, ma ripetuto, ecco, anche da chi ha più esperienza rispetto a me, non si ricorda, ecco, un Presidente del Consiglio che veramente in così poco tempo è venuto a trovarci, e di sicuro però quello non può bastare, anche perché in momenti come questo, ecco, spesso poi presenze dei politici, in questo caso però del più alto, del Premio, insomma, il Presidente del Consiglio e di Matteo Renzi in questo caso, possono poi essere interpretate anche come passerelle, laddove poi a ciò non segua un impegno concreto di sostegno e di accompagnamento concreto, ecco, della nostra provincia, del nostro territorio, della nostra area grecanica, dei nostri comuni, insomma, per sostenerle davvero, ripeto, per farle uscire da quella marginalità, da quella sottosviluppo, insomma, che negli anni, insomma, anche livelli superiori e soprattutto le superiori hanno quasi, direi, a volte strategicamente, ecco, voluto tenere in queste condizioni così, ecco, un'area come questa. Per cui io credo che la presenza intanto già è un punto di partenza, e il sostegno sta però avvenendo anche attraverso concretezza, ecco, quella che noi vogliamo e cerchiamo. Per dire, di nuovo oggi mi trovavo anche in un'altra iniziativa alla presenza del sottosegretario alla pubblica istruzione, per rappresentare, ecco, lì c'è tutto, ecco, quanto il governo sta mettendo a disposizione dei comuni in termini anche di risorse economiche sull'edilizia scolastica. Noi ad esempio siamo proprio in questi momenti, in questo periodo, alle prese con un intervento di manutenzione straordinaria che siamo riusciti a farlo, a portarlo avanti grazie a finanziamenti, ecco, nazionali, attraverso poi anche la Regione Calabria in questo caso, quindi una sinergia anche tra istituzioni positiva, fino ad arrivare a noi per un finanziamento di 350.000 euro, che ci sta consentendo di rendere, ecco, un attimino più decoroso, ecco, la nostra struttura scolastica. E sull'edilizia scolastica davvero stanno dando segnali importanti, ecco, il governo nazionale. C'è domani un Consiglio dei Ministri importante su uno sblocca Italia, che speriamo sia anche sblocca Calabria, ecco, rispetto ad opere. E mi viene in mente, per andare, ecco, oltre anche il comune di Condofuri, quindi ragionare in termini di area, quello il blocco che c'è invece da anni, che non ci restituisce
restituisce la viabilità come dovrebbe essere in quel tratto di Palizzi, ad esempio la strada statale è bloccato da anni, dove di sicuro lì c'è stata indagini, anche operazioni di magistratura, forse sulle quali piena sempre fiducia, incondizionata fiducia e sostegno per il loro operato, però poi quelle opere non possono rimanere a vita, insomma, ferme e mandando a casa poi anche quel po' di lavoratori che in quel caso appunto stavano quelli lavoratori onesti, insomma, assunti per come si deve e poi retribuiti sempre per come si deve, onestamente, nella legalità. Però c'è bisogno di ridare, di sbloccare appunto anche questo tipo di opere. E su questo noi da poco che abbiamo ospitato la ministro pure Maria Carmela Lanzetta, che ha preso degli impegni precisi anche su queste cose. Potrei continuare, insomma, però ripeto, un governo che segnali di attenzione sta dando, speriamo che continui nella continuità e nella concretezza degli impegni che ha assunto.